oggi da Cava di Tirreni, Raffaele Aturno. Un applauso a Raffaele. Cresciuto, ecco, sono all'amore ha fatto il marito con la moglie. Però io, in un certo modo l'amore l'ho fatto anch'io lui, no? Giusto Raffaele? Allora, un attimo che ti do il microfono, Raffaele. Ecco, questo giovincello si sta lui adesso sta finendo il quinto anno di liceo scientifico e ha scelto già ingegneria meccanica o biomeccanica, anche biomeccanica è interessante, anche biomeccanica, figlio di Carmen e Raffaele, una macchina da guerra per la pace. Applauso a Raffaele e ascoltate. Buongiorno a tutti. Conoscete la PNL? Più o meno, quanti conoscono la PNL? Quanti di voi in effetti saprebbero spiegarmi cos'è la PNL? Sì, PNL è l'acronimo di programmazione neurolinguistica, che è un valido strumento per lo sviluppo personale e interpersonale, nonché, di conseguenza quindi, di un incremento notevole nel campo economico e commerciale. Tramite questo approccio alla comunicazione e un sistema continuo di life coaching, un individuo comune, una persona comune può diventare un vero leader. Il leader però deve essere un grande oratore, cioè l'oratore è una figura importantissima, la cui importanza nella storia è stata messa in evidenza da personaggi come i sofisti greci, i romani Cicerone, Catone. L'oratore, dalla sua parte, ha tre armi fondamentali: ha il verbale, il paraverbale e il non verbale. Per quanto riguarda il verbale, abbiamo parole, sintassi, semantica e pragmatica. Il paraverbale comprende voce e ritmo, tono, intonazione, timbro, pause, silenzi, volume. Il non verbale, invece, è anche conosciuto come linguaggio del corpo, comprende gesti, macro e micro movimenti, gestualità e la prossemica. Quest'ultima in particolare studia lo spazio e la distanza che intercorre tra due persone durante l'atto comunicativo. Ognuno di noi ha una propria, ha un proprio public space che tiene durante una conversazione formale, un proprio social space per le persone con cui si ha già una relazione sociale avviata, è un proprio personal space che riserviamo alla viva l'emozione, che bello, mamma mia, anche un altro passaggio e riserviamo agli amici in particolare. Chiaro. E poi c'è l'intimate space, che è quella, non la dire quella se non no, no, è quella minore, perché è quella per persone con cui condividiamo gesti per appunto interpersonali, come un abbraccio, una carezza, fino ad arrivare al rapporto sessuale. Esatto. Che fa bene, però, giusto? Certo, certo. Da una certa età. Esatto, giusto. Per l'appunto abbiamo come linguaggio del corpo, per tornare al non verbale, la mimetica facciale, la gestualità, i movimenti del corpo, la postura, lo sguardo e la prossemica di cui ho parlato. Per concludere vorrei citare l'autore inglese William Shakespeare, che scrisse: ciò che l'amore tratta in silenzio, accoglilo, perché perché dir con gli occhi è finezza d'amore. E vai! Signori, non pensate che sia facile,
Non pensate che sia facile. Carmen, grazie. E poi ti chiedo questa cortesia a Mattia.